le biotecnologie molecolari e mediche hanno un potenziale enorme per lo sviluppo di nuove soluzioni rivolte alla salute dell'uomo. In questo contesto, il corso si dirige a studenti interessati a conoscere i meccanismi molecolari e cellulari alla base delle patologie umane. E si dirige pure a quegli studenti interessati nello sviluppo e nella produzione dei beni e servizi rivolti alla salute, in particolare vaccini, farmaci, terapie e test diagnostici. Il corso è interamente erogato in lingua inglese, favorendo un contesto internazionale, ed è caratterizzato da un alto numero di corsi a scelta. Ho scelto Verona perché, grazie alla presenza di un grande numero di corsi a scelta, ho potuto creare un piano di studi personalizzato più incline ai miei interessi. Gli insegnamenti del corso si articolano in didattica frontale e attività pratiche di laboratorio, in discipline caratterizzanti. In particolare, l'attività di laboratorio è assolutamente integrante e parte fondamentale del corso e sono inoltre previsti più di 40 crediti per lo svolgimento del tirocinio di tesi. E questo può essere condotto sia nei laboratori dell'Università di Verona, nei dipartimenti di biotecnologie o medicina, nei laboratori di altri atenei o in azienda, in Italia o all'estero. Ho scelto il corso di Verona perché dà spazio all'attività di laboratorio accanto ai corsi teorici e soprattutto perché ho l'occasione di poter realizzare un lavoro sperimentale intenso per poter preparare il mio progetto di tesi. I laureati potranno inserirsi in laboratori di ricerca e sviluppo sia di enti pubblici come l'università, sia di enti privati quali per esempio industrie del settore farmaceutico, chimico o biotecnologico. Inoltre potranno essere coinvolti in istituti nazionali e internazionali che elaborano le procedure per la normativa brevettuale e sanitaria. Inoltre, grazie a questo percorso di studi, potranno decidere di continuare i loro studi accademici accedendo alla scuola di dottorato e di specializzazione che sono aperte ai biotecnologi. Ho scelto Verona perché mi ha offerto l'opportunità, attraverso una borsa di ricerca, di proseguire nel campo della genomica, una disciplina che da sempre mi appassiona e che ho già avuto modo di intraprendere durante l'attività svolta per il tirocinio durante il corso di laurea magistrale in Molecular and Medical Biotechnology qui al Dipartimento di Biotecnologia.